La nostra civiltà reprime ogni forma di trascendenza. Il nostro stato normale è molto spesso solo una rinuncia all'estasi, un tradimento delle nostre più vere potenzialità. Molti di noi riescono fin troppo bene a costruirsi un falso io per adattarsi a una falsa realtà. In questo modo, lo psichiatra inglese Ronald Lange cerca di spiegare quel bisogno di trascendenza, di una fede e di una liturgia in cui credere, che sembra essere sempre più un'esigenza di molti giovani. È alla metà degli anni 60 che negli Stati Uniti e qualche anno più tardi in Europa cominciano ad affermarsi varie forme di religiosità orientale, diverse tra loro, ma accomunate dalla pratica della meditazione e della ricerca interiore. Si formano, soprattutto fra gli studenti, gruppi di seguaci più o meno numerosi. Ma, appena è possibile, il discepolo cerca di raggiungere il maestro lì dove insegna, di vivere vicino a lui, di ascoltare la sua voce. Da alcuni anni, Pune, una bella città in collina a 200 km a sud-est di Bombay, luogo di villeggiatura già conosciuto durante la dominazione britannica, è diventata la sede della Sharam, cioè del villaggio di Bhawan Sheri Rajneesh, uno dei molti guru indiani, fondatore del movimento degli arancioni. La scuola di Rajneesh è frequentata da alcune migliaia di giovani, qualche centinaio di italiani, moltissimi americani, molti tedeschi, molti inglesi. Non mancano i giapponesi e gli indiani. Pune non è l'unico centro spirituale indiano, ma oggi è certamente uno dei fenomeni che esercita maggior fascino sui giovani italiani che partono per l'India. Nel 73 ho lasciato alla missione italiana presso le Nazioni Unite e sono andata a fare un viaggio verso l'Oriente e mi ero fermata a Taipei per alcuni mesi. A quell'epoca le storie dei guru e così non mi interessavano affatto, ero nel periodo in cui completamente ateistica e dicevo questo non è per me, è finita. Cresciuta nella religione cattolica avevo poi rinnegato completamente questo lato e così ero cambiato nel punto opposto, ero andato completamente al lato ateistico e avevo rifiutato quindi anche questa nuova tendenza di questa ricerca spirituale. Così sono tornata di nuovo in Italia per alcuni mesi, però ho trovato che c'era questo vuoto spirituale, avevo trovato di nuovo, potevo rientrare alla missione italiana, potevo riprendere il lavoro e avevo di fronte a me, diciamo, un'apertura sociale che era buona. Eppure ho trovato che niente mi soddisfaceva, c'era questo vuoto e penso che sia questa anche una delle cause che spinge oggigiorno gli italiani o i giovani verso una ricerca all'Oriente. Si arriva a un punto in cui la società ci ha dato, diciamo, il benessere sociale, ci ha dato tutto, ma non ci ha tolto la nostra spiritualità, ci ha tolto un senso di una dimensione più elevata. Bhagwan, I am going to Italy and the situation there is very bad. People are killing each other in the streets and a bomb destroyed 90 people in a station 1 week ago. Now, Master, you love Italians. Will you please say a few words so that they become a little aware of their insanity? People are killing each other in the streets and a bomb destroyed 90 people in a station 1 week ago. Now, Master, you love Italians. Will you please say a few words so that they become a little aware of their insanity? Prem Francisco, the whole humanity is in the same situation. Bhawan significa signore, Dio. È un titolo che spetta solo a un grande maestro e il cui uso è diventato raro. Rajneesh sostiene di aver vissuto molte vite. Nell'ultima, 7 secoli fa, venne ucciso a 106 anni. Ora ha 50 anni
è laureato in filosofia e fino al 1966 ha insegnato all'università. Poi, grazie ad alcune donazioni di famiglie della borghesia indiana e di mogli di industriali americani, ha aperto il centro di Pune. Molta gente, per esempio, arriva qua e pensa che sia un centro di terapia. Iniziano gruppi e immediatamente ti accorgi che il gruppo ha, come dire, una qualità diversa. A fondo, ad ogni gruppo, che sia di meditazione, che sia di catarsi, non ha importanza. C'è, come dire, un'apertura. Cioè, di base, quello che Byron dice è che tu sei perfetto come sei, no? Quindi, sostanzialmente, tutto quello che tu pensi sia il lavoro su te stesso, il rimodellarti un pochino di qua, un po' di là, darti un'altra faccia, non sono altro che storie, 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 insomma. Fino al momento in cui, sai, proprio come un flash, no? Ti rendi conto che tutto è perfetto, come... e poi di nuovo continua. La via della ricerca interiore, dice Rashnesh, non richiede sofferenze o rinunce ascetiche, al contrario, l'energia vitale deve essere liberata. La ricerca deve portare a un'esplosione interiore che realizza l'individuo e al tempo stesso lo trascende, perché conduce a una coscienza universale che dura più della vita e più della storia. La prima fase di questa ricerca si attua sciogliendo i blocchi che imprigionano l'energia vitale, facendo emergere ciò che si era represso. You know a man, qua, be a man! You know what a man is? He has strength! Don't push your body. Strength in here! And it comes up, and it comes out. Be a man! A man! You know what is a man? I want an equal. I want your energy to flow to me when mine flows to you. I don't want a vampire. Not even for my real child, who is a child. I won't give it any more! Corpo e mente sono per Rashnesh un'unica realtà. Per raggiungere lo stato di quiete in cui è possibile meditare senza sforzo, bisogna praticare delle tecniche che liberino l'energia del corpo, anche quella sessuale, che viene considerata la più vibrante energia dell'uomo. Il viaggio da compiere va dalla sensualità alla luce, dall'amore per una persona all'espansione dell'amore verso il mondo. Il sesso viene considerato un modo per arrivare alla supercoscienza, per avvicinarsi alla divinità, per essere la divinità. La danza è la fase finale della meditazione. Con essa si rivolge all'esterno l'energia che si è accumulata al proprio interno. Penso che in Italia quello che è stata la mia esperienza è stata che ho provato tante cose, no? Tipo prima la cosa cattolica, poi allora la politica. Ma quello che mi fa stare qui è il fatto che c'è questo Bhagwan, per cui non c'è più niente che vale la pena di continuare a vivere. Bhagwan dice: questo è un love affair, cioè tu ti innamori di lui e di tutta la storia, capito? Ma per me Bhagwan è uno specchio, capito? È questo quello che mi affascina, che io sono sempre... Qui c'è di più la persona, sì. Proprio. C'è anche un po' la divisa del Gesù, diciamo, francamente. L'ashram di Rashnesh è organizzato come un'università e per qualcuno come un centro di consumismo spirituale, un supermarket dell'anima. I vari corsi di danza o meditazione sono a pagamento, hanno prezzi diversi ma generalmente bassi. Alcuni ragazzi vivono all'interno della fondazione provvedendo ai servizi essenziali, la mensa, la pulizia e l'ufficio stampa che cura le molte pubblicazioni di Rashnesh. Chi lavora nell'ashram non riceve uno stipendio, ma vitto e alloggio gratuiti. Gli altri vivono in case vicine e a Pune i prezzi degli affitti raggiungono livelli europei. Hallelujah, 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 my life. L'arancione e il rosso, dice Rashnesh, sono colori solari, trasmettono energia e calore. I discepoli sono tenuti a indossare queste tuniche e a portare al collo un medaglione con l'effigie del maestro. If there is a paradise of
of bliss. It is this, it is this, it is this, it is this. It is this, it is this, it is this, it is this. Oh, yeah. Hallelujah. La vita di ogni giorno è scandita da orari e rituali precisi e vive il suo culmine al momento della comparsa di Rashnesh, annunciata dalla voce di un altoparlante che invita tutti a invocarlo. È un alleluia a Bhagwan, un saluto collettivo di intensità crescente, una progressiva esaltazione che raggiunge l'apice quando, verso il tramonto, lui appare. And raise your arms and let it come. Con me non è necessario andare da nessuna parte, perché io sono tutti maestri insieme, dice Rashnesh. Questo considerarsi un dio, questo voler essere venerato come un dio, è uno degli aspetti del suo insegnamento che più lascia perplessi, ma è anche quello che sembra maggiormente affascinare e soddisfare i seguaci. The society is very much afraid of free people. It wants to cripple everybody's consciousness because slaves are obedient. Slaves are not dangerous because they cannot be rebels. Rashnesh è un illuminato, sostiene di vivere lo stadio della supercoscienza e anche la semplice vicinanza alla sua persona o alla sua immagine aiuta a raggiungere lo stesso livello conoscitivo. Il contatto più profondo si ha nel rito dell'apertura del terzo occhio, l'occhio della mente. Tutti ce l'hanno, ma solo gli illuminati riescono a servirsene. Durante il rito, dove è importante soprattutto essere toccati da Bhagwan, molti discepoli arrivano al delirio, all'abbandono totale. Per loro è questa la più grande felicità possibile. Nel 78 è venuto due mesi qui, a luglio e agosto. Luglio e agosto che era in ferie, perché lui era insegnante. Quando è venuto in India, lui è venuto con un giro, così? Sì, sì, così per caso. No? Quindi, per giorno ce lo siamo trovati a casa, che è arrivato dall'India, tutto vestito da acciolo. Noi siamo più contenti di saperlo qui che in Italia. Lui era un militante di sinistra, insomma, sa, è andato un po'. Ha avuto anche un processo,
Allora piuttosto che essere là, magari da finire nelle Brigate Rosse, è meglio che sia venuto qui. No, io non ci starei, ma proprio perché non sono portato a quelle cose, anche là, per esempio, io in chiesa non ci vado, io non sono. Io sono comunista, insomma, proprio ortodosso, Però vedo che lui è contento, basta. Come se fossi andato missionario, per dire, non mi sarebbe interessato, anche se non sarei stato dell'idea. Difatti, quando avevo 14-15 anni è stato in un seminario. È stato in un seminario tre anni.